Abbiamo sempre creduto che queste siano le situazioni ottimali e più importanti che l'università, anche meglio l'ordine professionale, deve proporre. Con Gianluca, fin dall'inizio, quando abbiamo iniziato questa avventura, quindi avevamo molto poco da fare, abbiamo cercato di dare continuità proprio nella facoltà di Architettura di Genova per fare in modo che luoghi differenti di confronto con ricercatori, professionisti, e portando al centro il progetto, portando al centro tematiche anche molto difficili, potessero essere le condizioni ottimali affinché gli studenti potessero aprire la propria testa e sviluppare un proprio ragionamento critico, intanto nell'esplorare, nel conoscere luoghi che difficilmente avrebbero l'occasione di conoscere, e allo stesso tempo avere una densità nel tempo e un bombardamento di posizioni differenti, di dialoghi differenti, di critiche differenti. Quindi riteniamo che l'università dovrebbe essere estremamente molto più propositiva, ancora di più, per fare in modo che possa uscire, diciamo, dal luogo in cui quotidianamente insegna e radicarsi sempre più nel territorio. È un elemento che ha un duplice effetto, sia quello di avvicinarsi alla realtà, quindi l'esigenza della realtà, sia quello di avvicinare le persone alla realtà, all'architettura, e quindi instaurare un processo di condivisione della conoscenza che, ripeto, è l'aspetto più importante. Quindi riteniamo che sia una straordinaria occasione, un luogo, anche per la sua storia, che praticamente si connota all'apertura dopo questo grande evento, la multidisciplinarità sia di visitor, sia di persone che fanno quotidianamente revisione sul progetto, naturalmente al centro di tutto ciò ci stanno gli studenti. Per la prima volta vediamo che ci sono anche non solo degli studenti o dei giovani laureati, ma anche dei professionisti che sono stati, secondo noi, molto interessanti come loro modo di proporsi e di mettersi in gioco in un'esperienza di questo genere, che comunque si sono rimessi al pari dei giovani laureati, quindi è qualcosa di particolare. Comunque, mettere insieme due esperienze diverse in un workshop così è una bella cosa. Noi abbiamo studiato il momento in cui l'architettura contemporanea era ancora in grado, a nostro avviso, di, nelle diverse individualità, proporre delle posizioni nuove, che poi gli stessi personaggi di quegli anni lì, forse nel tempo hanno un po' perso, sono rimasti anche loro vittime o non troppo lucide nella situazione in cui il mondo è cambiato. Noi siamo nel tempo rimasti molto più legati o interessati a tutto ciò che è molto trasversale all'architettura. Diciamo banalmente che l'architettura è laddove non c'è l'architettura, basta girare l'isola di Gallipoli e capire che non esiste un libro che traduce o un architetto che fa comprendere questa qualità spaziale, fatta di compressione, di adattazione di spazi, materia che la inalta, non la percepire, quindi la scoprire guardando gli occhi. Forse il grande maestra per noi, inconsapevole, cosciente, non cosciente, visibile, invisibile, è stata la città di Genova che abbiamo scelto. Nessuno di noi è genovese, Simonetta genovese, anche se di origini qui vicino a Gallipoli e alla Ciociaria, se poi è nata a Genova. Quindi avere la scelta, amarla profondamente e le peculiarità proprio le caratteristiche, l'anima di Genova, forse la nostra vera città invisibile che ci insegna, ci ha insegnato, ci insegna quotidianamente ciò che ci fa piacere, ciò che ci stupisce, ciò che ci crea meraviglia, che poi c'è il meccanismo con cui da bambini poi ci dimentichiamo, scopriamo questa modalità di scoprire di nuovo, si diventa uno spazio, di essere attratti da luoghi che danno piacere, e la modalità con cui un bambino scopre e sta negli spazi nella vita. L'Enzo Piano intanto non credo che lascerà un'eredità, nel senso che Enzo Piano ha tale forza nella sua persona, che ha dato e darà tante eredità di vario tipo.
Per noi è stato importante, al secondo anno di università, poter arrivare ad avere un'occasione di esperienza con una realtà che era già una realtà della letteratura, scoprendo che le idee per fermarsi hanno bisogno di quotidiano lavoro, di energia, di passione, di volontà, e quindi comprendendo quanto questo progetto ha bisogno della realtà, quanto la letteratura è trasformazione della realtà, quanto la letteratura ha bisogno di dialogo. Credo che sia personalmente per me la più grande lezione che da un certo punto di vista mi ha dato e ci ha dato forza nel credere che, tutto sommato, lavorando in maniera lenta nel tempo, attraverso una contemporaneità che invece ti obbliga a lavorare velocemente, ognuno possa cercare la sua strada, affermando la propria idea. Quindi questa è la più grande eredità, la grande è stata estremamente umana, sentimentale, poter avere la possibilità di guardare il suo studio, che è 89, in genere 17 persone a maggio e 70 a settembre dopo aver vinto la Lega. Questo ed è stato un piacere ritrovarlo un anno e mezzo fa, quando ci ha chiamato a dire il suo studio, perché aveva letto una intervista sull'Espresso, e perché ci si è ritrovati a distanza di anni come se non ci fossimo mai lasciati, anche se non poi potesse ricordarsi più di tanto di noi, ma potesse mettere in un tavolo discutere delle problematiche del mondo, della vita, dell'Italia e del nostro mestiere, dove questa distanza temporale o di grandezza l'annullato con un dialogo estremamente intimo, vicino, profondo, e lo ricordo che porteremo molto con noi. L'architettura in Italia è un po' come il calcio, sono tutti allenatori della nazionale di calcio, quindi sono tutti fautori di idee, discussioni, ma è qualcosa che nel tempo, poi è una questione di carattere, di approccio, non deve essere vista come particolare, delicata e spesso imbarazzante, però al suo tempo, ripeto, se uno la vive con proprio il nostro ruolo, la ruolo di vera responsabilità, in un momento storico molto particolare, deve trovare la forza in qualche maniera di far comprendere anche, far comprendere e comprendere queste battaglie, che spesso non portano successo, ma che sono importanti che vengono fatte, perché lasciano dei segni fondamentali. E quello che noi diciamo, che tu deve fare, ovvero passo dopo passo, occasione per occasione, nell'attività quotidiana di noi, deve riscaldare un processo lento, culturale, capace di piano piano rivalutare, diciamo, i valori, per dare valore a ciò che appartiene a tutti. Il progetto di architettura, l'architettura non appartiene al detto né al committente, qualcosa che appartiene ai cittadini, perché l'atto di trasformazione della realtà la subiamo e traiamo dei vantaggi. Quindi occorre tornare a quel tipo di importanza. La nostra idea di bellezza è l'amore, nel senso che è la miglior senso. A parte la guerra, noi diciamo che nell'idea di bellezza ci sta la condivisione della conoscenza. Quindi non c'è una dimensione estetica. C'è la possibilità di fare in modo che attraverso l'architettura, il progetto, si possa tornare a condividere la conoscenza, a condividere dei valori. E quindi questa logica di avvicinamento tale per cui il progetto deve caricarsi di questa volontà e non deve dimenticare questo ruolo. Ruolo, il tema che ormai l'ottimità si è dimenticato, nessuno più parla di bellezza, quasi come se. Chiaro il percorso, perché la società è passata a una logica estremamente individualistica, tale per cui tutto si incarna nella persona e quindi è estremamente tutto all'interno di se stesso, e difficilmente si può come proiettarsi, comprendere o essere interessato a ciò. Però questa, poter parlare di fermate di scusa che tu, di bellezza, di piacere, di stupore, è fondamentale. Fondamentale per noi, soprattutto per dare uno scenario futuro possibile.